Eccoci qua, buonasera, buon pomeriggio. 15 marzo 2024, sono le ore 17, siamo puntualissimi. Un saluto dall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, al quale mi collego quest'oggi, quindi con un hotspot, spero che regga tutto. Al momento sì. Allora, l'argomento di oggi è un argomento che abbiamo trattato più volte nel corso di questi ultimi anni. In verità è la prima volta che lo trattiamo. Dopo l'introduzione dell'articolo 473 bis 27 codice procedura civile, quindi alla luce della riforma Cartabia, quindi un articolo introdotto dalla riforma Cartabia che riguarda l'intervento dei servizi sociali o sanitari nei casi di separazione, divorzio e affidamento, quindi allorquando il giudice incarica soprattutto i consultori, ma non solo, per chiedere un sostegno, non meglio precisato sostegno. Per il nucleo familiare diviso o comunque che si sta separando. Ovviamente l'articolo riguarda interventi sociali o sanitari, ovviamente oggi ci concentriamo su interventi sanitari, quindi in capo al Servizio Sanitario Nazionale. Intanto lascio la parola a Catello e a Giro facciamo gli interventi così piano piano. Introduco gli ospiti di questo pomeriggio, Catello Parmentola, che tra l'altro, vabbè, per chi non lo conosce, per quei pochi che non lo conoscessero, è un psicologo, psicoterapeuta, revisore anche insieme a me del codice deontologico, lui anche della prima versione del codice deontologico degli psicologi, autore di numerosissimi libri in materia deontologica, e tra l'altro ultimamente, insomma, a gennaio, a doppia firma. Su EMIA è uscito un documento in PDF scaricabile, insomma, si trova online tranquillamente, proprio su un commento su quest'articolo 473 bis 27 del codice procedura civile che riguarda proprio l'argomento di questo webinar. Quindi, Catello, lascio a te la parola così introduci l'argomento prendendo spunto anche, insomma, dai contenuti di questo nostro documento. Prego. Sì, grazie, buonasera. Il macro argomento, secondo me, è quando i codici e i paradigmi di un contesto incontrano i codici e i paradigmi di un altro contesto. Si genera sempre una complessità che dovrebbe suggerire approcci cauti, approcci problematici. Noi per la nostra parte abbiamo sempre cercato di averli, sarebbe un discorso lungo. La domanda è se la stessa cautela, la stessa problematicità, in qualche modo l'ha avuta questo approccio, no? Legato a questo articolo che tu hai citato, intervento dei servizi sociali e sanitari, dei procedimenti a tutela dei minori. Ecco, io sono contento di questo confronto, perché per più di un anno, no? Con Vincitore ci chiedevamo se eravamo soltanto noi due che vedevamo che questa cosa cozzava con tante altre cose, no? Oppure davvero cozzasse con tante altre cose. Vorrei stare soprattutto in una posizione di ascolto, perché da solo o con il dottore Vincitore abbiamo pensato tanto al riguardo, ma adesso sarei proprio curioso di sapere se era una nostra fissazione oppure in qualche modo può essere anche una preoccupazione condivisa. Secondo lei cozzava con tante cose? Dal punto di vista giuridico, non entrerò io nel merito, non mi ritengo uno specialista, no, per quanto riguarda questa competenza, però abbiamo articoli della Costituzione, tante leggi, sia di indirizzo, sia norme precettive, poi, come dire, anche norme internazionali, convenzioni europee, eccetera. Tutta questa roba qui, dal punto di vista giuridico, va in un'altra. In un'altra direzione. Poi lo so, salvo una legge, no, apposita che norma, è proprio il motivo per cui è stato normato. Però io mi chiedo se basta una norma precettiva di questo tipo in qualche modo per superare tutte quante le altre norme nazionali, internazionali, leggi di indirizzo, tutte le cose che ho detto, ma anche alla fine, insomma. Tutti i capisaldi di una civiltà e di una cultura giuridica che andava da sempre, no? In una direzione completamente diversa. Le sentenze della Cassazione, e giurisprudenza anche, no? E
e quant'altro? Questa è una domanda, diciamo, che io offro a chi è più esperto di me, no? E può riflettere in modo più appropriato, no? Questo livello. Poi ci stanno delle criticità, secondo me, di carattere epistemologico, perché la questione è che il giudice dispone, e vabbè, ci siamo, un giudice dispone sempre, però dispone addirittura del tipo di intervento, no? E poi dispone anche tante cose nel secondo comma a livello tecnico-professionale, e poi dispone altre cose ancora nel terzo comma che sono piuttosto confusive, soprattutto per quanto riguarda il segreto, però vedremo, insomma. E niente, le criticità epistemologiche sono fondamentalmente tutte in derivazione da una commistione tra giuridico e sanitario che non può, no, non creare problemi in qualche modo centranti i versanti, perché commista nella stessa legge affidando qualche cosa di giudiziario al sanitario, eccetera, in questa commistione, insomma, il principio di legalità volto alla definizione della lite che si confonde col principio di beneficità volto alla ricomposizione del conflitto, no? E l'azione di controllo delle decisioni giudiziarie, che poi sarà comunque sempre implicita, perché qualunque deroga ricadrebbe subito in quell'altro contesto, con l'azione di sostegno del servizio, no? Che dovrebbe essere appunto di tonalità sanitaria. La commistione tra tutela giurisdizionale dei diritti e le azioni di cura e protezione. Tra i mezzi, i fini e le valutazioni di una CTU, che sono completamente diversi dai mezzi, i fini e le valutazioni di un servizio sanitario. Tutto commistato. Le figure genitoriali, no? Per lo sguardo sanitario, che diventano parte di giudizio contemporaneamente. E l'accertamento dei fatti. Livello giudiziario che diventa, si misca con l'accertamento dei vissuti, livello clinico, livello sanitario, e la valutazione della personalità dei genitori che si confonde con la valutazione delle capacità genitoriali. Il primo è un livello sanitario, il secondo è un livello giudiziario. Poi le cose che ci toccano di più dal punto di vista epistemologico, in termini proprio più diretti, come clinici, come singoli operatori, no? Quindi queste sono, come dire, le confusioni epistemologiche di sistema. Ma per quanto riguarda poi la nostra specifica epistemologia, insomma, se è pensabile che si possa instaurare una relazione psicologica, terapeutica, senza una motivazione, un'adesione soggettiva, cioè questo sconvolge completamente tutti i nostri piani epistemologici, tutti i nostri costrutti, no? Rispetto ai setting, eccetera. E se una relazione psicologico-psicoterapeutica che non ha quella base di adesione motivazionale, eccetera, se può mai funzionare. E quindi sono tante le questioni. Poi, ovviamente, discutibile ad un livello, tutti gli aspetti giuridici, discutibili ad altri livelli, tutti gli aspetti epistemologici. Mi viene in mente anche il discorso del cambiamento, che nelle nostre misure cliniche non può eludere i tempi e modi della clinica, delle difese e delle resistenze dei pazienti, invece il cambiamento è prescritto anche con dei tempi, davvero un po' così. Poi, ovviamente, ci stanno discutibile ad un livello le criticità giuridiche, ad un altro livello quelle epistemologiche, ma fin qui stiamo anche, come dire, a livelli che possono interessare di più o di meno a secondo delle sensibilità. Poi c'è un altro livello che introduco dopo perché non vorrei essere troppo lungo, ma è quello deontologico, che invece, come dire, non è più opinabile, no? A secondo delle sensibilità, a secondo delle competenze, a secondo della figura professionale. No, c'è proprio una questione molto, ma molto pratica. Se si rispetta questa norma, noi deroghiamo a almeno una decina di articoli del codice deontologico. Se li volessimo rispettare, dovremmo derogare. Allora, lasciamo perdere come si può risolvere. Poi probabilmente in qualche modo si può pure risolvere a livello pratico, però comunque c'è una difficoltà esposta. Comunque si trova in certi snodi, il singolo operatore, no? Comunque si ritrova con la deontologia che gli dice delle cose, poi le vedremo magari anche dettagliatamente ad una, e questa norma che gli dice
un'altra cosa, è a posto, perché tanto è una norma sovrapposta, quindi sta a posto rispetto ai rischi disciplinari, però comunque vive una difficoltà, sta dentro a una difficoltà. Questo tipo di difficoltà, secondo me, merita ascolto, merita riflessione da parte, come dire, della nostra comunità professionale, mi riferisco agli psicologi, ma anche da parte di tutti quanti gli altri attori, no? Di questo, quindi una riflessione anche culturale, insomma, e a livello anche in qualche modo interdisciplinare. Mi fermo qui per adesso, poi magari affrontiamo sia le questioni Sì. dialogiche, seconda battuta, sia anche le questioni, come dire, delle ipotesi applicative, che possono un pochettino calmierare, no? I danni che questa norma potrebbe produrre. Benissimo, grazie. Grazie per questa introduzione. Intanto una comunicazione di servizio, siccome io non riesco a vedere, sono in una condizione precaria, i commenti, quindi potete commentare, ma se volete fare qualche domanda, se avete il mio numero potete mandarmi un WhatsApp, cosa che sta già avvenendo. Mi piace questa, non è... È a caso, devo dire la verità, questa composizione dei relatori di stasera, perché è equamente suddivisa in, possiamo dire, in macro argomenti. Io e Catello possiamo dire che rappresentiamo, diciamo, ambito deontologico, Margherita e Gianni l'ambito giuridico, Ivan e Mario l'ambito sanitario. Tutti e tre i macro argomenti to sono toccati da questa riforma, da questo articolo della Cartabia. E quindi a questo punto introdurrei la parte giuridica, Margherita, con l'avvocato Corriere, che è il foro di Cosenza, grande amica, presidente AMI della sezione Catanzaro Cosenza. Con te, Margherita, abbiamo tantissimo affrontato questo argomento in passato, anche con Certo. Giovanni Camerini, sia di in presenza sia seminari online. Margherita, un commento su questo articolo. Allora, veramente cercherò di essere più breve possibile perché se si dovesse commentare non so quanto tempo ci vorrebbe. Allora, tanti sono gli spunti. Allora, intanto è come se si desse al servizio sociale un potere di vigilanza su quella determinata coppia genitoriale e onestamente già per questo sappiamo benissimo che in base all'articolo 337 del codice civile c'è il giudice tutelare. Io mi aspettavo onestamente dalla riforma Cartabia qualcosa in più. Nei poteri del giudice tutelare, perché onestamente ci sono tante belle sentenze che spesso e volentieri rimangono lettera morta nel momento dell'esecuzione. Quindi, in concreto, i poteri del giudice tutelare, a mio avviso, di vigilanza attiva doveva essere ancora di più ampliata in modo che diventasse ancora più attiva e attivabile. Quindi un punto questo. Un altro punto, e questo mi è successo diverse volte, che nel momento in cui si stila una relazione dei servizi, ci troviamo magari di due servizi sociali, perché o magari il padre abita e residente in un posto, la madre è residente in un altro posto. E certe volte capita che sono collocati alcuni figli da uno e altri figli dall'altro. Può capitare. Come può capitare che giustamente i figli siano collocati prevalentemente presso uno dei due genitori, però con due servizi sociali competenti diversi. E allora che cosa troviamo? Troviamo che uno dice tutto l'opposto dell'altro, per cui il giudice poi si trova, come pure noi miseri mortali come legali, ci troviamo davanti a una confusione. Dice, ma qua chi ha ragione dei due? Chi è che effettivamente ci sta dicendo oggettivamente com'è la situazione? Un altro problema che è noto è quando già uno dei genitori è seguito da un suo psicologo e a questo viene imposto per legge di essere seguito, ma diciamocelo francamente, in maniera coatta, da un altro psicologo. E poi si trova in un mare di confusione e certe volte lo chiede a noi, che siamo semplici operatori del diritto, ma avvocato, ma che devo fare? Io sono seguito da uno, ma devo essere seguito da questa, ma io posso continuare a essere seguito da chi mi seguiva? E giustamente con il quale si era già instaurato un determinato rapporto fiduciario.
Ricordiamoci che è importantissima l'alleanza terapeutica. E quindi io mi domando e dico, ma qua stiamo brancolando in una confusione, o forse sono io. Andiamo all'altro fattore. L'altro fattore è che io spesso e volentieri in queste relazioni vedo che ci sono delle vere e proprie analisi psichiatriche di questi genitori. E poi quando non ci sono patologie scrivono il genitore esente da patologie specifiche. Allora, qua mi domando e dico, ma noi qui dobbiamo fare un check-up psichiatrico al genitore o dobbiamo effettivamente, ai sensi, in base a quello che ci dice l'articolo 307-ter del codice, vedere se effettivamente ci sono quelle capacità genitoriali che si estrinsecano in quella idoneità ad essere, ad avere rapporti significativi, assistenza e tutto quant'altro con i figli e cercare di fare in modo di favorire il suo diritto alla genitorialità. E quindi questo, meno male che ci sono tanti illustri professionisti che mi possono illuminare in merito. Un altro problema ancora qui che sorge, quello di questi supporti e tra l'altro anche dell'incarico al servizio. Allora, e l'affidamento, ecco, un'altra cosa che ancora io onestamente brancolo nel buio. I figli vengono affidati ai servizi sociali, vengono collocati da un genitore prevalentemente, ma affidati ai servizi sociali. Non si capisce, spesso e volentieri, perché non viene indicato quali sono le facoltà, i poteri dei servizi, le modalità di questo affidamento ai servizi sociali e quali sono, diciamo, l'esercizio, qual è l'esercizio della responsabilità genitoriale che rimane ai genitori. Quindi, che cosa troviamo spesso e volentieri? Ve lo dico subito perché l'ho visto e l'ho vissuto nel pratico, che c'è un meramente teorico affidamento ai servizi e effettivamente chi è il genitore, che poi non mi piace proprio, però purtroppo è così, collocatario prevalente, che continua a fare il genitore di fatto con la maggior parte di poteri che vengono esercitati come boh. E quello che stavo dicendo prima e poi mi fermo, e questi supporti che vengono imposti, magari oggi si usa più invitare al supporto genitoriale, e noi sappiamo come la pensa la Corte di Cassazione, perché vanno a violare i principi della nostra Costituzione, in primis dell'articolo 3 e dell'articolo 32, dell'articolo 4. Onestamente, tanti sono i problemi che ci vengono da questo articolo 27. Mi fermo qui per il momento. Grazie, hai detto, hai sollecitato pure un altro problema, ad esempio quando viene affidato, no, come dicevi tu, il minore ad esempio al consultorio, e poi non si capisce quali sono i poteri del consultorio, dei genitori che comunque continuano a esercitare la responsabilità genitoriale. Giovanni Camerini, ovviamente, insomma, anche in questo caso, per chi non lo conoscesse, neuropsichiatra infantile, psichiatra in Bologna, con te Giovanni abbiamo trattato questo argomento da anni, ormai siamo ormai anziani rispetto alla trattazione di questo argomento. Mi ricordo i primi tempi quando abbiamo iniziato a pubblicare, no, rispetto a questo discorso qui che era vietato disporre trattamenti sanitari ai genitori separati, gli eretici ci guardavano malissimo. Adesso le cose, gli anni passano e la questione peggiora, perché questa riforma Cartabia ha peggiorato, ha legittimato questa cattiva prassi. Giovanni.
Intanto mi sono totalmente rispecchiato nelle parole di Catello Parmentola che non conoscevo e che saluto, che mi fa piacere incontrare qua in attesa di incontrarci in altri contesti. Ma allora io provo un crescente senso di smarrimento perché sembra di svuotare una vasca piena di acqua torbida con un cucchiaino da caffè e il rubinetto che sgocciola. Si ritorna sempre sugli stessi concetti. Mi ricordo che con Gustavo Sergio pubblicammo nel 2014 il libro Servizi sociosanitari e giustizia, in cui nella quarta di copertina, scritta da Gustavo Sergio, si diceva che è molto critico il rapporto tra la protezione e cura dei soggetti deboli, affidata dalla legge ai servizi sociosanitari, e la tutela giurisdizionale dei diritti umani, che sono regolarmente due ambiti sovrapposti che invece andrebbero tenuti assolutamente distinti, anche se ovviamente sono confluenti. Ma qua c'è un problema alla base, cioè io mi ricordo quando una ventina di anni fa venne bocciata la riforma che toglieva le competenze civili ai tribunali per i minorenni per 36 franchi tiratori del CCD. Mi ricordo questo dettaglio. Beh, perché si diceva più volte che occorreva modificare la logica dei tribunali per i minorenni, che era poco rispettosa del diritto del contraddittorio, che tendeva a promuovere queste figure di giudice, una specie di giudice tutelare che anziché tutelare i diritti, tutela direttamente, governa l'interesse delle persone, no? E dei minori. Questa specie di giudice in qualche modo pedagogo che risponde a logiche diverse rispetto a quella per l'appunto della tutela dei diritti. Ora si è arrivati all'abolizione del tribunale per i minorenni, il tribunale della famiglia, ma è venuto assolutamente l'inverso, cioè sembra che la logica dei tribunali per i minorenni abbia contaminato il tribunale ordinario, che corrisponde, che agisce, interviene secondo le stesse logiche che sono in qualche misura confusive. Ora, qualche segnale c'è, nel senso che, se notate, nelle sentenze da qualche anno ricorre più il riferimento ai diritti piuttosto che il riferimento al best interest del minore, come poi dovrebbe essere, perché è vero che la tutela dell'interesse corrisponde alla tutela dei diritti, però il giudice dovrebbe fare riferimento per l'appunto ai diritti e al loro rispetto, piuttosto che tirare in ballo il famoso best interest del minore, che è una specie di feticcio che ognuno interpreta a modo suo, fra l'altro mal tradotto in italiano, perché nel testo originario della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York si parla di best interests al plurale. E best non va inteso come superlativo, ma come comparativo, i migliori interessi, non il supremo interesse. I migliori interessi che vengono declinati in una dimensione concreta, una pluralità di interessi che corrispondono a una pluralità di diritti che devono essere rispettati, e il giudice opera un bilanciamento fra questi diritti. Ed è attraverso questo bilanciamento che si rispettano gli interessi del minore, non interpretando questo appunto, stavo dicendo, feticcio, che sarebbe questo supremo interesse, appunto, che si presta a spesso arbitrarietà interpretative e a arbitrarietà interpretative che derivano da un altro passaggio che non è stato mai digerito. Il passaggio dalla nozione di potestà a quello di responsabilità. E
è entrata una specie di foglia di fico, no? Cambiamo il nome e le cose restano come prima, come se io che mi chiamo Giovanni dicessi da domani mi faccio chiamare Augusto. Però io rimango Giovanni, però mi si chiama Augusto e sono cambiate le cose. No, perché la potestà richiama il concetto di un potere esercitato su un minore ritenuto incapace. Abbiamo gli articoli de potestate, ancora che si chiamano così, il famoso 333 che concede al giudice, che riconosce al giudice un potere di adottare i provvedimenti convenienti nell'interesse del minore. È una formulazione che è stata più volte criticata, ma che rimane tale, che risponde per l'appunto al concetto di potestà, un potere di interesse pubblicistico che può essere vicariato, esercitato dai genitori, può essere vicariato da altri soggetti pubblici, qualora si ritenga che venga esercitato malamente. E la responsabilità è completamente diverso. La responsabilità è un dovere di rispettare i diritti del minore che vengono messi al centro. Quindi il dovere da parte dei genitori di appunto rispettare questi diritti e di essere eventualmente, riconoscendo eventualmente un danno in capo al minore, qualora questo dovere non venga esercitato convenientemente. Quindi non si tratta di adottare provvedimenti paternalistici, secondo il paternalismo giuridico corrispondente alla nozione di potestà, curando, accompagnando, guidando e assistendo in un contesto giudiziario, ma si tratta di eventualmente disporre sanzioni nei confronti di chi non ha rispettato quel dovere. Bene, sanzioni, qua si pone il problema della tutela giuridica dei diritti relazionali, che può essere una tutela che si svolge in un ambito penale, in un ambito civile, in un ambito amministrativo. Vanno in questa direzione gli articoli 614 bis e il 473 bis punto 39 del codice di procedura civile, unico forse aspetto positivo della riforma Cartabia. Allora, è in questo contesto che nascono queste grandi confusioni, no? Gli interventi dei servizi sociali. Allora, io mi interrogo spesso su quale sia la visione che i giudici hanno delle terapie psicologiche. Ma mi sono spesso interrogato su questo. Io sono medico, psichiatra, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, passo metà della mia giornata lavorativa all'interno esercitando prese in carico terapeutiche. Tutti noi sappiamo, noi che facciamo questo bellissimo mestiere, che una presa in carico terapeutica funziona secondo precise condizioni. Ci deve essere un'alleanza terapeutica, ci deve essere una disponibilità da parte di chi è coinvolto in questo rapporto, ci deve essere una motivazione al di là degli aspetti formali legati al consenso informato. Ma una terapia senza questi presupposti non funziona, non può funzionare, al di là, ripeto, degli aspetti anticostituzionali che Margherita ha opportunamente sottolineato, ma non funziona, non ha nessun effetto, è inefficace. Cochrane, uno dei pionieri della evidence-based medicine, diceva: ogni terapia è da ritenersi inefficace salvo che se ne sia dimostrata l'efficacia. Queste terapie sono totalmente inefficaci, come il metodo di Bella per i tumori. Allora, perché i giudici tendono a considerare le terapie, psicoterapie, come se fossero la penicillina, un antibiotico a largo spettro che funziona indipendentemente da questi elementi soggettivi. Ma non esiste la psicoterapillina.
Non esiste la psicoterapillina che funziona a prescindere da questi aspetti che prima sottolineavo, legati alle motivazioni personali del soggetto. Quindi tutti questi percorsi, la parola percorso, il mio pallino in negativo, no? I percorsi di sostegno alla genitorialità. Se voi prendete qualunque testo di psicologia clinica, non trovate nulla di serio che qualifichi questo percorso di sostegno alla genitorialità. Il sostegno, il parent training, nasce come insegnamento di tecniche educative per genitori con figli con special needs, bambini per esempio ADHD, bambini con disturbi dello spettro autistico. Allora, si insegna ai genitori come trattare questi bambini con bisogni speciali. Ma un sostegno alla genitorialità in generale sono chiacchiere al vento, che non corrisponde a una dottrina, a una manualizzazione di questi interventi terapeutici. Però questo continua a ricorrere così quasi stereotipatamente in questo linguaggio psicogiudiziario che, al di là appunto degli aspetti, ripeto, deontologici e eventualmente anticostituzionali, è assolutamente fumo. Chiarissimo, più chiaro di così. grazie Giovanni. E adesso andiamo alla parte del Servizio Sanitario Nazionale, è una new entry per i nostri webinar, Ivan Jacob, che tra l'altro è dirigente psicologo in un consultorio, scusate forse sente l'annuncio del prossimo, è un dirigente psicologo del consultorio di Udine, e nonché è segretario generale dell'AOPI, che è il sindacato degli psicologi dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, quindi all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Tra l'altro AOPI, che è stato insomma insieme a Formaopi, il presidente Mario Sellini, che sono stati i primi enti che hanno, diciamo così, promosso questo webinar seguitissimo un mesetto fa proprio su questo argomento, e l'AOPI si sta spendendo tantissimo per difendere, anche insomma tutelare gli psicologi, ma anche gli utenti insomma da questo cortocircuito che ha creato la riforma Cartabia. Ivan. Grazie. Allora, innanzitutto, prima Catello ha detto una cosa che proprio mi ha colpito, cioè pensavamo di essere i soli a aver visto questa cosa. Io pensavo, da operatore consultorio, di essere solo e a sentire questa sofferenza. E questa legge Cartabia ci ha portato, secondo me, veramente tanta solitudine all'interno dei consultori. E questa cosa, per fortuna, avendo la rappresentanza dei colleghi che lavorano nel sistema sanitario, è emersa. Molti colleghi hanno subito cominciato a dire: ma che facciamo? Perdiamo la libertà? Hanno trasferito un contesto giuridico all'interno di un contesto sanitario? Siamo in difficoltà, fanno delle prescrizioni che non hanno senso. Il nostro intervento non è efficace. Noi sentiamo che è perfettamente inutile, e poi queste prescrizioni urgenti, alle volte molto particolari, e mi fermo qui, alle volte proprio creano le condizioni per far fallire qualsiasi percorso. Ad esempio, io voglio proprio entrare nel concreto, visto che assieme abbiamo aperto uno sportello telematico in cui raccogliamo un po' le prescrizioni da tutta Italia, prescrizioni che in qualche modo ci raccontano forse di un'ulteriore invasione di campo all'interno del sistema sanitario. Ad esempio, vedi la minore di anni 12 anche se non vuole. Cioè a 12 anni a questo punto devo negare la sua personalità. Oppure andate a controllare se il padre vede la figlia. Cioè, noi non siamo non siamo dei poliziotti, no? Dovremmo in qualche modo aiutare le persone a stare meglio, almeno la nostra speranza è questa. E quindi c'è tutta una confusione tra clinico e giuridico,
E questo ha portato sì anche a un aumento dei contenziosi, perché i colleghi di fatto sono esposti in qualsiasi momento ad azioni legali delle parti e anche da parte del giudice, quindi una pressione eccessiva. E noi l'abbiamo potuto misurare, insomma, anche attraverso il fatto che la nostra associazione fornisce l'assicurazione sanitaria, possiamo dire che il posto peggiore dove lavorare è sicuramente il consultorio. Quindi il consultorio è quello che registra più conflitti, è quello che registra più richieste di sostegno dal punto di vista giuridico. Quindi questo è il tema che noi ci siamo trovati, però abbiamo sempre due strade davanti. Cioè, innanzitutto i consultori sono sottodimensionati, quindi trasferendo improvvisamente e cospicuamente questa attività, il consultorio è completamente impreparato dal punto di vista del personale, no? Cioè, a fatica raggiungiamo quello che prevede la Lega Consultori di 2,36 psicologi ogni 100.000 abitanti, quando la tutela da sola, dalle ricerche informali che abbiamo fatto oggi, già va su uno standard di 2,8 solo per la tutela ogni 100.000 abitanti di psicologi. Questo porta un carico al lavoro. L'altra parte è il contesto giusto dove fare questo? Il consultorio che nasce nel 1975, che poi viene aggiornato con il LEA 24, è il contesto dove questo deve avvenire oppure deve essere un contesto diverso? È il contesto sanitario che deve occuparsi di questo oppure deve essere qualcosa di diverso? Quindi ci sono due temi. Uno è che siamo completamente oberati da questa quantità di lavoro che scavalca le priorità cliniche. L'altro è se quello è il contesto. E questa è una riflessione che va fatta proprio come categoria, forse assieme ai magistrati, e dobbiamo trovare una soluzione, perché la domanda è, forse questo non è il modo di risolvere un problema che però c'è, questo non dobbiamo negarlo. Oggi la conflittualità e le problematiche della coppia, della gestione della famiglia, ci porta delle situazioni assurde, che alle volte sono irrisolvibili, quindi diciamo che la soluzione che noi stiamo mettendo in campo io la definirei sostanzialmente un'ipersoluzione, secondo quanto diceva Vaclavic, ovvero noi stiamo facendo la stessa cosa in maniera più forte, ma non otteniamo nessun tipo di risultato. Dobbiamo cambiare il tipo di risposta, perché se diamo la stessa risposta sempre, prescriviamo sempre più psicoterapie, sempre più valutazioni, sempre più attività all'interno dei consultori e non abbiamo efficacia, perché poi l'efficacia percepita dei colleghi è minima, vuol dire che questa non è la strada da perseguire. Abbiamo un problema, dobbiamo trovare un altro modo per rispondere a questa esigenza che è della nostra società. Quindi, insomma, il tema nostro l'abbiamo portato, l'altro giorno siamo stati auditi praticamente dal sottosegretario dei rapporti col Parlamento, proprio nel tentativo di iniziare a problematizzare anche da un punto di vista giuridico quale possa essere una soluzione, una diversa modalità di applicazione di questa legge Cartabia, che in questo momento per noi è veramente importante e grave per certi versi. Quindi sì, il tema io credo che sia è questo il contesto dove fare oppure dobbiamo trovare nuove soluzioni. Mi domando, in parte ho la risposta, come faccia il resto d'Europa di fronte a questo, perché non credo sia solo una caratteristica italiana quella di separarsi e confliggere tra le coppie, insomma. Ecco. Grazie Ivan. Tra l'altro, vabbè, ricordiamo, noi parliamo di consultori, ma è una, diciamo così, una questione che riguarda, che ha inquinato tutto il servizio sanitario. C'era un messaggio proprio di una collega su WhatsApp, cioè ricordatevi che ci sono pure neuropsichiatria infantile, assolutamente sì, ma anche, insomma, si sta arrivando ai centri di salute mentale, quindi proprio perché i consultori sono sovraccarichi. Mario Sellini, già segretario generale dell'AOPI, presidente di Formaopi, che è una società scientifica, una delle poche accreditate presso il Ministero della Salute, profondo conoscitore del Servizio Sanitario Nazionale, è ovviamente punto di riferimento nazionale per quanto riguarda proprio il sistema sanitario, quindi la dirigenza sanitaria. Mario, il tuo punto di vista sull'argomento. Beh, innanzitutto un saluto e ringrazio per l'invito. Io vorrei provare a
come dire, a lanciare qualche sassolino nello stagno per magari innestare una, come dire, una discussione che possa partire e possa approcciare anche prospettive non diverse, ma magari di più ampio respiro. E la prima affermazione che mi viene da fare è benvenuta e benedetta riforma Cartabia. Benedetto l'articolo di cui si discute tanto e di cui si chiedono modifiche. Benvenuta e benvenuto articolo perché? È perché finalmente la categoria, a partire dai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, a partire dai dirigenti psicologi delle aziende sanitarie, finalmente si aprono le porte degli studi professionali e una volta aperto, anzi non l'abbiamo aperto noi perché è stato aperto con un bel calcio dall'esterno, ci ritroviamo negli studi la realtà esterna. Noi belli chiusi nel nostro, come dire, nel nostro involucro, abituati a fare il nostro lavoro senza chiederci fuori come gira il mondo e che cosa succede. Finalmente la legge Cartabia e la riforma Cartabia e l'approvazione di questo articolo ci spingono a interessarci, a capire che cosa succede al di fuori del nostro mondo. Al di fuori del nostro mondo succedono tante cose, quelle oserei dire sconvenienti le avete ben descritte tutti voi, succedono anche cose probabilmente sicuramente positive, di sicuro succedono cose di cui ci rendiamo conto adesso, ma che in realtà ci coinvolgono da sempre. E magari non avendo prestato attenzione al mondo che ci circonda e a tutti questi aspetti. Io ne cito un paio. L'articolo 32 della Costituzione, sappiamo tutti che cosa ci impone, quali sono i diritti tutelati. Però dovremmo cominciare a chiederci se questo articolo della Costituzione è, sembrerebbe violato, perché non siamo noi a dire se è incostituzionale o meno un articolo di legge o una legge, se questo articolo presenta dubbi di costituzionalità e se li presenta, ma li presenta solo in questo caso, nel caso appunto di cui si parla dell'articolo della Cartabia, oppure la libertà che l'articolo 32 riconosce magari non è violato e noi stessi, noi dirigenti psicologi del Servizio Sanitario Nazionale, magari non lo violiamo anche sotto altri aspetti e in altre situazioni. E poi esiste la libertà di scelta del curante, e anche questa è una libertà che sembrerebbe assoluta, ma in realtà è una libertà assolutamente condizionata. È assoluta nel momento in cui io mi rivolgo ad un libero professionista, scelgo chi voglio e stabilisco con lui un rapporto basato appunto sulla libera scelta reciproca. Perché io utente scelgo il mio, tra virgolette, curante, il curante sceglie di avermi come utente. Ma questa stessa libertà
non è assoluta, perché in una struttura pubblica, in un servizio pubblico, questa libertà è una libertà assolutamente condizionata. Io non posso scegliere il curante, o meglio, ho una limitatissima libertà di scegliere il mio curante. Io posso scegliere la struttura fino a un certo punto, perché se io vado al CUP e voglio fare una visita, voglio scegliermi un curante in quel servizio o in quella struttura, il CUP mi dice no, lì non c'è posto, devi andare a 100 km di distanza. E quindi io non ho neppure la libertà di scegliermi il servizio, la struttura, figuriamoci il curante. E un'altra limitazione di questa libertà di scelta, che sembrerebbe assoluta, è quella del professionista. Io professionista, dipendente di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, non ho alcuna libertà di scegliermi gli utenti. Non posso neppure minimamente decidere di dire no ad un paziente o ad un utente che richiede l'intervento. Lo posso fare in una fase successiva, se e quando si dovessero verificare delle condizioni tali per cui io posso dire che con quell'utente il rapporto non funziona e quindi è del tutto inutile continuare quel rapporto. Ma nel momento all'inizio del rapporto, quando l'utente arriva, io devo dire di sì, non posso dire di no. E allora questa è un'altra forte limitazione dell'autonomia del professionista. Come un'altra limitazione dell'autonomia e della libertà del professionista è relativa, per questo a me fa piacere che la Cartabia e questo articolo abbia suscitato tutto questo interesse, perché finalmente la professione si interroga su quello che è, su quello che deve fare, come lo deve fare, perché lo deve fare e con chi deve interloquire, deve rispondere a tanti quesiti ai quali non era abituata. Io come professionista di un servizio pubblico, dipendente, dirigente, perché poi la funzione dirigenziale va oltre la qualifica di dipendente, io dirigente psicologo non ho la libertà di scegliere gli strumenti da utilizzare. Io posso utilizzare gli strumenti che l'azienda o le linee guida anche aziendali decidono di utilizzare, di farmi utilizzare, e non è detto che io possa utilizzare strumenti che l'azienda decide di non farmi utilizzare. Questa cosa, l'esempio di questo vincolo vale molto di più magari per altre professioni, tipo i medici, che decidono, anche tecnici e altri professionisti o dirigenti sanitari di altri profili, che decidono di utilizzare una certa tecnologia, e se l'azienda non te la mette a disposizione e non ce l'ha a disposizione, tu quella non la potrai mai utilizzare, nonostante tu possa essere convinto che quella sia l'unica vera, quello sia l'unico vero strumento di intervento. E un altro aspetto che mi stuzzica e mi stimola è che finalmente si discute di un rapporto che comunque c'è ed è comunque importante da sviluppare, ed è il rapporto tra codice deontologico e le leggi che regolano le leggi, ma anche
i regolamenti che fanno funzionare i servizi sanitari. E se noi dovessimo andare a, come dire, ad elencare, come diceva anche Catello prima, quanti e quali articoli del codice deontologico sono violati da questo articolo della riforma Cartabia, e noi questa operazione la potremmo fare e avremmo altrettanti articoli, se non di più, per tutta una serie di altri fattori, altri comportamenti, altre situazioni che nulla magari hanno a che fare con che sicuramente non hanno a che fare con il tema di cui stiamo trattando. Quindi il tema io credo sia assolutamente importante, sia assolutamente vitale per la categoria, per gli psicologi, ma è un tema che ci deve fare allargare lo sguardo e l'orizzonte su tutte le tipologie dei nostri interventi in ambito sanitario, nella qualità e nella qualifica di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Ripeto, io non ho risposte, sottolineo solamente la contraddittorietà di tante situazioni nelle quali i nostri colleghi e noi stessi ci ritroviamo quotidianamente, con o senza l'intervento dei magistrati. Poi l'intervento dei magistrati avete detto tutto voi, quindi non, su quello non aggiungo nulla, io aprirei la prospettiva a tutti gli altri aspetti. Grazie. Sì, grazie Mario. Tantissimi spunti, tra cui quello appunto, insomma, che paradossalmente ben venga, no, questa riforma, perché a questo punto legittimando una prassi che è ormai da anni nei tribunali e quindi nel servizio sanitario, mette in risalto ufficialmente, formalmente, una criticità che non è la sola. Ricordo ad esempio l'articolo 165,5 del codice penale, quello introdotto dal codice rosso, chi chiede la sospensione, no, l'estinzione del reato, che deve andare a fare sostanzialmente un percorso in un servizio sanitario, quindi c'è l'estinzione del reato se si va a fare un percorso, ma chi è che dice di no? Immaginate appunto poi in questo caso ad esempio il centro di salute mentale che riceve questa tipologia di utente, paziente, quali potrebbero essere le motivazioni, tossicodipendenti, insomma, ci potrebbero essere, come dicevi tu giustamente, tantissimi esempi di consenso informato condizionato, perché di questo poi stiamo parlando. Io rifarei di nuovo il giro, un po' più se posso dire, mi sì. Ricorda quando c'è il palloncino, no, con la sospensione della patente e avvio a un percorso riabilitativo, perché tutti sappiamo che tutti conosciamo l'utilità di questi interventi. Evidentemente, se le persone sono positive all'alcol test, l'aspetto dissuasivo evidentemente e l'aspetto importante è la sospensione della patente, non è avviarli a questi percorsi riabilitativi. Catello. Vedo che abbiamo fatto tardi, quindi come mi piacerebbe ascoltarvi, sarò davvero planare. Allora, riguardo a quello che diceva il dottore Sellini, sicuramente c'è la cosa di cui si tratta, no? Come direbbe Lacan. Poi ci stanno diversi attori e magari un attore che avvicina agli altri la cosa di cui si tratta, no? Di più o di meno. Questo è indiscutibile, accade sempre, ma in questo caso a me sembra che erano più vicini alla cosa di cui si tratta certi attori e più lontani degli altri, e il legislatore,
per come si è mosso rispetto alla cosa di cui si tratta, mi pare che era quello più lontano di tutti dalla cosa di cui si tratta. Sicuramente per sensibilità, maneggiamento, esperienza erano più consapevoli e vicini, no? I servizi, l'altro attore poi è il giudice, il modo in cui è, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso qui non è stato, secondo me, un contributo, no? Il fatto di fare impattare la cosa di cui si tratta, perché secondo me era più impattata prima, e questo tipo di modalità invece la un po', eccetera. Ci siamo intesi. Per quanto riguarda, ricordo ovviamente, no? Ogni accesso di un soggetto ad un contesto, no? È complicato da tanti livelli negoziali, quindi è sempre tutto molto, molto relativo, ed è vero che c'erano comunque misure condizionate rispetto a tutto, no? Rispetto a tutte quante le libertà, no? Degli operatori, dei pazienti, è tutto molto relativo, no? Pensiamo appunto al CUP e al dottore che c'ha già la lista, no? E quindi bisogna, è chiaro, però ecco, come giustamente diceva il dottore Sellini, si trattava di una limitazione della libertà, si trattava di un condizionamento della libertà. In questo caso invece si tratta di qualcosa di più, dell'impossibilità di una libertà. Quindi sicuramente è un livello molto, molto più radicale, no? Rispetto alla complessità ordinaria, no? E ai limiti ordinari che c'erano anche prima. Allo stesso modo, anche rispetto al codice deontologico, è chiaro che nelle sue misure applicative è sempre una complessità, la misura applicativa è sempre una misura bilanciata, no? Tra norme, poi tra norme deontologiche e norme generali e tanti altri livelli ancora più pratici, eccetera. Però in questo caso qui non mi sembra, no? Che questo tipo di norma in qualche modo stia allo stesso livello. C'è una riconsiderazione radicale, no? di un codice, fra l'altro, appena aggiornato. Se noi dovessimo adeguarlo alla norma, dovremmo rifare da capo, no? Almeno 10-15 articoli, se non fosse che ovviamente fatto salvo, no? Le norme, quindi in qualche modo questo consente di tenere, no? Anche degli articoli superati, perché in qualche modo si apre sempre poi alle eccezioni, no? Appunto con delle norme che le consentono. E quindi niente, se volessi adesso in modo molto semplice, veloce, ma forse non è manco il caso parlare delle cose che si spongono di più dal punto di vista deontologico, che è il livello un pochino più pratico di impatto, no? Del singolo collega con questa norma. Mi viene in mente che laddove non è previsto il consenso informato, dimentichiamo che il consenso informato ha una sua misura sostanziale che per noi è imprescindibile, perché è tutt'uno con la costruzione di un setting, no? bene governato a tutti i livelli, ma rispetto all'autonomia non c'è manco il caso di dirlo, è completamente in qualche modo spostate in altra sede, no? Un tipo di competenza rispetto a tutto quello che possiamo valutare, no? Sulla funzionalità delle relazioni, sull'opportunità di interrompere, sull'opportunità di individuare, no? un altro professionista magari più, eccetera, e tante altre cose ancora. Praticamente qui è ridisegnato completamente, no? Sono ridisegnati completamente i paradigmi della nostra professione. Pensiamo all'articolo 32, in modo esemplare del codice deontologico, no? Quando c'è un committente, no? Bisogna spiegare ad entrambi tutti i termini della relazione, eccetera, eccetera, ma quando ci stanno interessi contrapposti bisogna sempre privilegiare, come dire, il destinatario della prestazione rispetto al committente. In questo caso il committente è il tribunale, non so come si possa privilegiare, no? E potrei, appunto, per quanti sono gli articoli più toccati, forse 10, forse 15, io potrei dire delle cose su ognuno, no? E dettagliare proprio la difficoltà dell'esposizione del collega su questa frontiera normativa. Però, siccome voglio ascoltarvi e il tempo è tiranno, preferisco fermarmi qui, poi in modo esemplare, insomma, ho anche, incontrandoci altre volte, sia affrontare in modo più dettagliato gli aspetti deontologici, che sono quelli più, che si espongono in modo più diretto, e sia anche, no, nelle ipotesi
applicativi, appunto dei margini che si possono ricercare a riguardo per cercare di lenire un po', di calmierare un po' gli effetti, no? E le difficoltà di questa, che questa norma pone. Ma per adesso voglio fermarmi qui, perché se era previsto un'ora, ma mancano pochi minuti, io voglio ascoltare voi. Grazie Catello. Gli articoli a cui facevo riferimento, diciamo, l'approfondimento lo trovate nel PDF scaricabile online a firma di Catello e mia, proprio si chiama articolo 473 bis 27. Margherita, sinteticamente, ti volevo giusto lanciare in là per questa cosa qui. Molti avvocati sono i primi che dicono, giustamente gli avvocati tutelano i clienti, che sarebbero in questi casi i genitori, e dicono sì, vai a farti sto percorso, vai a farti qualche colloquio, perché sennò a quel punto, insomma, rischi di perdere l'affidamento. No, aderisci anche se non sei motivato, perché parliamoci chiaro, no? Questa un po' è la prassi. Allora, è proprio questo il problema, anzi io lo vedo ancora più allargato il problema. Allora, abbiamo la prevalenza di una giustizia riparativa, sia in civile che in penale. Riparare significa rimettere a posto i cocci. E questo viene passato a chi? A voi operatori psicologi, neuropsichiatri infantili, eccetera, eccetera. Però secondo me qui si doveva investire più sulla prevenzione. Allora io dico che già una parte di prevenzione la dobbiamo fare noi avvocati, e quindi una certa... usiamo una parola un pochino così di rieducazione di questi genitori che spesso e volentieri sono così presi dal conflitto. Però non possiamo fare solo giustizia riparativa, che significa fare questi famosi percorsi, fare determinati mea culpa, che poi sono dei mea culpa, spesso e volentieri, come dicevi tu, che vengono fatti non perché c'è proprio questa autodeterminazione di farli, ma per un dovere di magari perdere l'affidamento condiviso, di perdere, di essere il collocatario di tuo figlio. Quindi il problema grosso qui, veramente, che si vede tutti i giorni, che si può constatare tutti i giorni, è: ma queste persone che poi vengono invitate e fanno questi percorsi, ma sono veramente, hanno la volontà, la consapevolezza di quello che fanno? E questo è pure quello che, come dicevi tu, si vede, si verifica per quanto riguarda l'articolo del codice rosso che tu stavi dicendo, perché spesso e volentieri è diventata una clausola di stile. Io chiedo di poter fare questo tipo di giustizia, che poi è sempre giustizia riparativa, quindi questo tipo di percorso, così posso ottenere la pena sottoposta a condizione. Quindi per cui che cosa significa? Che se io voglio sospesa la pena, allora mi devo fare quel determinato iter. Ma poi tu ci credi a questo iter? E questo è il problema, che in queste maniere, anche se dettate in buona fede, non portano poi a quello che dovrebbe essere il fine di questo tipo di iter, perché proprio manca la volontà, oltre che ci sono quelle che abbiamo detto, delle violazioni della Costituzione, dell'articolo 8, del vostro codice di onore, c'è di tutto. Io mi sono vista sempre, c'ho qua davanti più di un cliente che dice: avvocato, ma io mi sento confuso, perché io c'ho il mio psicologo con cui ho un rapporto fiduciario. E voi che faccio? C'ho confusione in testa, perché quello mi dice una cosa, l'altro mi dice un'altra cosa, perché gli viene imposto di andare al servizio sanitario pubblico e farsi seguire in questi famosi iter di percorsi, supporti, eccetera, eccetera. E sono problemi che si devono risolvere, perché poi chi ne fa le spese? Questi minori, questi figli, che si ritrovano questi genitori ancora più spaesati, più disorientati. Non so che dire, onestamente.
ci sono delle criticità serie da risolvere. Grazie, grazie Margherita. Giovanni, prima dicevi, no, che vorrei sapere il giudice cosa pensa, che idea ha di questi percorsi. Tra l'altro sappiamo che molte volte vengono confusi e sovrapposti sostegno psicologico, psicoterapia, mediazione familiare, addirittura faccia la psicoterapia e lo stesso consultorio faccia la mediazione familiare. C'è una confusione incredibile. Incontri protetti, monitoraggio, supervisore, facilitatore, coordinatore genitoriale, tutto. Beh, allora io dico sempre che c'è un affastellamento di figure al capezzale della famiglia malata, tutti che con una confusione di ruoli assoluta. Basta vedere come hanno ridotto il coordinatore genitoriale. Il coordinatore genitoriale poteva essere una figura interessante se restava sul piano extragiudiziale. Come era previsto peraltro, cioè all'interno del 337 Octies, il giudice rimanda un esperto fuori dal processo, dopodiché, facendo un paragone con il penale, una sorta di sospensione del processo è messa alla prova, no? I genitori vanno da chi pare a loro per cercare di comporre il loro conflitto, poi portano gli esiti al giudice. Se l'hanno composto bene, se no, anziché la composizione del conflitto, c'è la regolamentazione dell'affidamento. C'è un'altra cosa di cui si interessa il giudice. Bene, invece hanno partorito quell'obbrobrio psicologico e giuridico che è il 473 bis.26, in cui il coordinatore genitoriale non è chiamato così, ma il chiaro riferimento è quello, diventa un ausiliario del giudice che opera dopo istanza congiunta delle parti. Ausiliario del giudice che è incaricato di una serie di compiti che vanno dalla mediazione al sostegno e che fra l'altro è tenuto a depositare relazioni periodiche a cui le parti possono fare osservazioni scritte come avviene in una CTU. Quindi è una cosa che non sta letteralmente né in cielo né in terra, che ha fatto arrabbiare tutti, ha totalmente vanificato la coordinazione genitoriale che, come ripeto, come elemento extra processuale per la composizione della lite poteva dare dei frutti sotto l'egida ovviamente rigorosa del consenso informato. Così non è stato. Grazie, grazie Giovanni che hai ricordato pure il punto 26 che contiene tantissime altre criticità, quindi il 483 bis 26 che sarebbe il coordinatore genitoriale. Ivan, l'impegno dell'AUPI per il presente e per il futuro rispetto a questo argomento. Tra l'altro prima hai citato lo sportello di consulenza all'interno all'AUPI, che lo ricordiamo, c'è proprio una casella di posta elettronica dedicata a tribunali@aupi.it per gli iscritti AUPI che dove volessero insomma una consulenza su questi incarichi, e ne stanno già arrivando tantissime contatti e richieste. No, il nostro impegno sarà sempre quello di insomma raccogliere e sostenere i colleghi, perché la solitudine che avete sentito voi e che ho sentito io, questa non deve esistere. Dobbiamo riuscire a creare delle sinergie per ridiscutere i termini. Non è detto che noi abbiamo la ragione, anzi mi piace molto la posizione di Mario, dove ci pone la controparte, ci aiuta a capire quali potrebbero essere le mediazioni da costruire. È vero anche, soprattutto ai colleghi, viene trasferita questa ansia da parte dei giudici, io la chiamo ansia giudiziale, quando cominciano a prescrivere la mediazione, la genitorialità, il sostegno, eccetera, tutto quello. Prescrivere e delegare. Esatto, ma qualsiasi cosa pur di bloccare quest'ansia, secondo me che è un'ansia solo loro. È un obbligo, poi, un obbligo per il collega, un obbligo per il paziente. Ci siamo di fronte a un doppio obbligo. Io sono obbligato a fare una cosa contro scienza e contro coscienza alle volte,
perché mi obbliga qualcuno a fare, ritenendo magari che quella prestazione non sia necessaria. Concludo con una battuta. Qualche anno fa, nel 2016, nel vocabolario è stata introdotta la parola petaloso. Io da molto tempo che sostengo che per questa situazione dovremmo inserire la parola spintanee. Queste sono accessi al servizio sanitario spintanei, perché solo così li possiamo giustificare. E allora, se introiettiamo questa parola nel consenso informato, allora forse riusciamo a superare tutti i vincoli. Però siamo di fronte a un paradosso. Un paradosso che ci mette nell'obbligo della cura e nell'obbligo di essere curato. Grazie Ivan. Quindi potrei sintetizzare che il genitore separato si reca in tribunale e finisce in consultorio. Il dirigente psicologo dal consultorio finisce in tribunale perché deve dare chiarimenti, relazioni, c'è qualcosa che non torna. Mario, a te le conclusioni. Io più che le conclusioni vorrei completare il ragionamento che avevo iniziato prima, ma nel precedente intervento. Io spero di essere riuscito a rendere l'idea che questo articolo è considerato anche da me un articolo che non... che praticamente è un obbrobrio, perché mette in discussione tutto quello che voi avete già sottolineato. E prendendo spunto da una battuta che ha fatto il professor Camerini, ti fermano al posto di blocco, ti fanno il palloncino e poi ti avviano ad un percorso. No, quello che serve è il ritiro della patente, la sottrazione dei punti o una multa o il sequestro addirittura del mezzo. E mediando nel nostro ambito questo esempio, allora a questo punto noi siamo tutti d'accordo e consapevoli che i tipi di intervento che ci vengono richiesti con queste modalità, con le modalità previste dalla riforma Cartabia, non servono assolutamente a nulla. Non raggiungono alcun tipo di obiettivo se non quello di mettere in pace la coscienza di qualche magistrato. Siccome noi sappiamo che questi tipi di intervento spintanei, come dice giustamente Ivan, non servono, e allora compito della professione è cominciare a dire come sostituiamo questi invii spintanei e con che cosa li sostituiamo. Dobbiamo, è compito nostro dire questo no perché non serve, facciamo in quest'altro modo. E questo è un impegno per la psicologia, è un impegno per la categoria di non poco conto, passare dalla fase difensiva dalla fase distruttiva, no? La legge non ci piace, va eliminata. Alla fase passiva, quella purtroppo è così e ce la dobbiamo tenere, poi magari c'è una fase nella quale possiamo apportare o chiedere qualche miglioria, ma il problema di fondo è dobbiamo metterci in testa che dobbiamo cambiare i paradigmi. Questo non va bene, quello che c'è nella legge, la metodologia e le indicazioni non vanno bene, non servono a nessuno, dobbiamo essere in grado di dire cosa serve, con che cosa sostituiamo le cose che non vanno bene, sono tante. Grazie a tutti, vi lascio con questa battuta che mi arriva da un messaggio WhatsApp di una collega dirigente psicologo, di un consultorio, dice ma cosa si intende per urgenza, no? Quando arrivano questi provvedimenti con urgenza vanno trattati, a questo punto scavalcano l'urgenza precedente, su 10 incarichi in una settimana che sono tutti urgenti, l'undicesimo sarà più urgente dell'urgente, ma quindi non, si perde pure il senso, no? Ovviamente poi l'utenza, quella che passa attraverso il CUP, quella che passa attraverso proprio il servizio sanitario, resta lì sullo sfondo. Io veramente insomma vi ringrazio per questo bellissimo webinar, trattato insomma con grande professionalità ed esperienza, sicuramente ci ritorneremo, quindi alla prossima, grazie e buona serata a tutti. Grazie a voi, buonasera, grazie. Buonasera.